9, angolo via Failla, Ragusa. Donna Lucata, la sagra della seppia. Stand enogastronomici con arancini, pasta e secondi a base di seppia lungo il porticciolo. Vieni a gustare questa eccellenza del pescato locale. Buongiorno cari telespettatori, eccoci qui in piazza San Giovanni per indagare su una notizia che da qualche giorno gira in città. Pare che ci sia una grossa novità in arrivo, ma ancora non riusciamo a capire di cosa si tratta. Ma vediamo che cosa ne pensano i nostri cittadini. Buongiorno, anche lei ha sentito parlare di una novità in arrivo? Cosa ha da dirci? Sì, ogni mattina esco per prendere il caffè e sono giorni che vedo strani movimenti. Lì per lì non ci avevo fatto caso, ma adesso la situazione sta diventando davvero strana. Addirittura mia moglie mi ha detto, sta arrivando, teniamoci pronti. E non le nascondo che era alquanto emozionata. Si parla di grande emozione e grande fermento in città. Noi continueremo a indagare, rimanete con noi. Eccoci amici, bentrovati, consueto appuntamento con l'Indice. Come da previsione, dobbiamo dire che la sera di sabato e di domenica nella nostra zona si è scatenato l'inverno. Chiaramente le allerte servono perché, come tanti enti hanno pregato i cittadini di starsene a casa, di non uscire, di stare tranquilli, di non effettuare viaggi, insomma, in zone particolari, questo è servito a limitare al minimo i danni alle persone. Però i danni alle cose ci sono stati, come vedete nelle immagini che ci sono state fornite dai vigili del fuoco e non solo, anche dall'amico Assenza, Franco Assenza, io ringrazio perché ci manda sempre delle immagini, è molto attento lui nel trovare le grandi difficoltà. Come vedete, le immagini che ci sono state inviate sia da Assenza che dai vigili del fuoco fanno vedere delle condizioni particolarmente difficili, soprattutto per il pomeriggio di sabato e la notte di sabato, fra sabato e domenica, e poi la domenica fino a dopo pranzo. Pensate che si sono contate fino alle 13 di oggi ben 100 richieste di interventi, tutte soprattutto per pali pericolanti, lamiere che si sono spiccicate, tettoie, e quindi è stata organizzata addirittura una squadra operativa aggiuntiva. Stanno operando nel territorio quindi la squadra di Vittoria, quella di Modica, e c'è un impegno costante. Noi vi facciamo vedere appunto queste immagini. Hanno fatto diciamo molti like, che poi scherziamo un po' su questa vicenda, ma non c'è nulla da scherzare, le immagini che sono
state postate da qualche maltese, perché sul lungomare fra vicino a Sliema, ecco, andando di qua si arriva fino a Sliema, guardate, il mare, che è abbastanza forte, ha sbattuto sulla spiaggia dei pesci. In questo caso vediamo delle belle orate e ci sono i maltesi che hanno trovato questa nuova formula di pesca, cioè la pesca sul lungomare, no? Da San Giulian a Sliema, ecco. Perché è accaduto questo, naturalmente? Perché, come mi hanno detto i marinai, il vento veniva da nord, quindi per esempio, mentre a Marina di Ragusa il vento lo avevamo alle spalle, invece proprio a San Giulian, che questa è la parte nord dell'isola, il vento arrivava di faccia e quindi, come potete capire, le ondate hanno portato, sono arrivate sulla strada, ed ecco qualcuno che ha recuperato delle belle orate che si possono... ma bello, un bel po', probabilmente, se devo dire, che sicuramente si sarà anche rotta qualche vasca, qualche rete di dove si fa l'allevamento, perché è difficile pensare che tutte queste orate vadano così in giro. Ci sono stati anche danni, per esempio, a Malta con dei furgoni che sono finiti in acqua, ma abbiamo anche avuto danni alle persone, non fortunatamente nella provincia di Ragusa, ma avete visto quei ragazzi di Acireale. Certo, è una cosa incredibile andarsene sul molo, capisco che fa un bel effetto, fa pensare, però sono posti particolarmente pericolosi e 3 ragazzi sono morti su questo. Poi dalla nostra parte c'è stato qualche ferito, un ragazzo è stato sfialato da un cornicione. Cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che l'ondata di freddo che ha addirittura innevato o imbiancato, diciamo così, le colline vicino a Ragusa è passata, anche se le previsioni sono un po' confuse. Si parla di un'altra ondata velocissima, ecco, la vedete che passa, ed è quella di stasera, stiamo sentendo freddo, ora lunedì sera, per domani, dopodomani dovrebbe migliorare e questo dovrebbe facilitare anche le attività carnascialesche. Allora, iniziamo le nostre interviste per capire come sono andate le cose e partiamo proprio dai vigili del fuoco di Ragusa. Sentiamo. Danni maltempo, adesso si fa la conta, facciamo il focus della situazione di questi 2 giorni che hanno visto prima in provincia di Ragusa, nelle zone montane e anche a Ragusa capoluogo, una nevicata e dopodiché questo sabato notte e questa domenica raffiche di vento fortissime. Ne parliamo con il funzionario dei Vigili del Fuoco, l'ingegner Gianni Di Stefano. Allora, lei ha proprio il polso della situazione, stamani siamo qui in sala operativa, ci vuole dare un po' il quadro anche della provincia, che danni ci sono stati? Allora, per quanto riguarda la provincia di Ragusa, si è iniziato a partire dalla mattinata del sabato 23 e quindi il numero degli interventi è andato progressivamente in aumento, anche perché il picco delle condizioni meteo avverse si è avuto appunto in questi ultimi 2 giorni. È stato necessario far intervenire il personale libero dal servizio perché abbiamo dovuto incrementare il dispositivo di soccorso, quindi con altre 10 persone in più, già questo a partire dal sabato, e che hanno proseguito fino anche alla domenica, e tutt'oggi, proprio in questa mattinata, abbiamo fatto rimanere altro personale disponibile per potenziare appunto l'ordinario dispositivo di servizio, perché tutt'oggi e in questo momento abbiamo ancora altri 134 interventi in coda che man mano andiamo ad espletare. Quindi, di che natura sono gli interventi in generale?
Il vento, così come si può immaginare, insomma, agisce violentemente su tutte le parti deboli delle strutture, quali possono essere i tetti che magari hanno un fortissimo impatto con il vento, possono essere le tegole, alberi, insomma, voglio dire, si è avuto una tipologia di interventi veramente variegata che insomma, ci ha visto insomma, impegnati a 360 gradi su edifici pubblici, edifici privati, sulle strade, insomma abbiamo avuto questa grande diciamo, mole di impegno e di lavoro in questi giorni. La fascia costiera è stata coinvolta, diciamo, è stata toccata da questi venti così forti? Ma diciamo evidentemente le serre sono state diciamo, interessate, abbiamo avuto qualche intervento nel Vittoriese, nel Siclitano, insomma tutta la provincia è stata interessata da questo forte vento e quindi ci ha visto impegnati in tutta la provincia di Ragusa. Quindi H24 a 360 gradi? H24 a 360 gradi su tutte le tipologie immaginabili di interventi che si possono avere in caso di forte vento e anche la neve, insomma. Alberi che si spezzano, abbiamo visto moltissimi alberi che ostruivano il passaggio delle automobili. Così come dicevo prima, sono state interessate anche alcune arterie stradali che, a seguito, che sono state bloccate, quindi dagli alberi, soprattutto rami di alberi, o addirittura anche degli alberi che si sono stradicati, insomma, e questo ci ha visto veramente ecco, impegnati anche per questa tipologia di interventi. Quindi tegole, tetti, insegne, pali di illuminazione, insomma di tutto e di più. Si era mai verificato qualcosa del genere con questo vento che soffiava questa intensità? Ma a rigore di memoria mi è capitato pure questa intensità di meteo avverso 5 anni fa circa, sempre nello stesso periodo e per 3 giorni consecutive, anzi quest'anno insomma, è stato leggermente più clemente insomma, l'intensità, però mi ricordo che 5 anni fa, 5 anni addietro abbiamo avuto anche una diciamo, condizione similare a quella che abbiamo vissuto in questo momento. In totale gli interventi tra distaccamenti e centrale di Ragusa e Vigili del Fuoco quanti sono stati? Ad oggi siamo riusciti ad espletarne circa 100, però ecco, mi ripeto ne abbiamo altri 134 in coda, quindi proprio in questo momento ce ne sono altri 4 che sono già in corso di espletamento. Avete sentito dunque i vigili del fuoco che, come ho detto in precedenza, hanno operato con più squadre, sono stati richiamati anche dei vigili da casa perché bisognava intervenire, le richieste, pensate, sono state oltre 100 e quindi è chiaro che il lavoro è questo. Però, come hanno detto, la maggior parte sono le... ora parleremo delle serre. La maggior parte sono le lamiere, i pali della luce, le tettoie. Allora è importante però questo, è importante. Ogni cittadino deve farsi carico della propria realtà. Perché vedete, se una cosa del genere casca e ammazza qualcheduno, poi i guai sono guai. Dice, ma che fa uno... Covento da sud, non è questo. Allora, molte volte ci vuole un po' più di manutenzione e soprattutto una volta l'anno andare a controllare i pali della luce nelle città, si vedono perché, sapete, succede una cosa strana, quando i pali di sotto si arrugginiscono per vari motivi, perché c'è l'uomo, perché ci sono i cani che ci fanno la pipì, si arrugginiscono, quando si arrugginiscono vanno giù. La stessa cosa vale per gli alberi vengono sbattuti giù dal vento quando sono alberi che non stanno bene, voglio dire, perché se l'albero è in buona salute non cade,
Però se l'albero è ridotto in un quadrato di terra e circondato dal cemento, ecco, guardate qui, già è un albero che si può vedere che ha dei problemi. Allora, io non so se i comuni hanno un ufficio adatto a questo, però i controlli, perché una volta l'anno ormai è sicuro, è così, non c'è, non possiamo scherzare, una volta l'anno, o che neve, o che c'è vento forte, forse anche due volte l'anno, quindi quando ci sono queste cose, il ciclone Atos, questo non so, non l'abbiamo neanche chiamato, generalmente abbiamo questi nomi fantasiosi, non l'abbiamo neanche chiamato, ma guardate queste immagini. Allora, se quegli alberi, in quella zona, andiamola a controllare, perché si può capire quelli che cadranno, perché si capisce che sono malati, no? Vabbè. E quindi, dice, qui non possiamo, possiamo intervenire, non possiamo fare molto invece sulla questione dell'agricoltura, perché come si dice, Iraga non guaglia, e attaca giallicca, cioè già piove sul bagnato, la situazione dell'agricoltura è difficile per i fatti suoi, abbiamo sentito interventi da Iello ad altri, la grande distribuzione eccetera eccetera, poi basta una nottata folle, due nottate folle come queste e praticamente si va davvero a distruggere tutto il lavoro di un anno. Allora a Modica la giunta municipale ha deliberato d'urgenza il riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito di quello che è accaduto. Quindi si è chiesto pertanto al Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza in base alle leggi. L'evoluzione di questi fenomeni ha assunto progressivamente la connotazione della eccezionalità in considerazione della loro intensità, quindi, e persistenza. Questa situazione ha determinato ingenti danni al patrimonio di beni mobili e immobili sia del pubblico che del privato, nonché alle strade, alle aree limitrofe, eccetera, eccetera, ma anche e soprattutto a coloro che operano nel mondo dell'agricoltura. Guardate queste immagini, le serre abbolano facilmente. Ora, io non so anche se qui è possibile pensare ad un diverso tipo di copertura, ma io so quanto costa questa plastica, ora ricoprire lì, ammesso che convenga ricoprirlo, ci vogliono un bel po' di soldi, perché la struttura, come vedete, grazie a Dio tiene, ma poi ci deve rimettere la plastica. Allora abbiamo chiesto a Calogero Fasulo, che è il direttore di Coldiretti Ragusa e Siracusa, di fare un po' la conta dei danni, anche se naturalmente ancora è presto per fare la conta, ma già si sono mossi in molti per cercare di capire che cosa è successo in queste due giornate. Vediamo. Allora, diciamo che ad oggi non siamo nelle condizioni di poter fare delle stime quantitative dei danni. Di certo sappiamo, in termini economici intendo, di certo sappiamo che c'è tutta la fascia trasformata, quindi intendo dire sia su Ragusa ma anche su Siracusa, e questo weekend non è stato dei migliori, ha veramente rovinato tutte quelle che sono le strutture più o meno, come dire, resistenti, perché oltre ai tunnel abbiamo ricevuto danni anche nelle serre, che sono strutture molto più, come dire, resistenti rispetto ai tunnel. Quindi diciamo che al momento abbiamo la zona di Santa Croce Camerina, Vittoria, Ragusa, Portallo, Istica, ma anche su Siracusa, soprattutto Pechino ed Portopalo hanno, insomma, subito tantissimo questi eventi che si sono abbattuti nel weekend. Da quello che abbiamo visto, soprattutto quello che abbiamo fatto, ma anche dai contatti che abbiamo avuto con le varie aziende, possiamo dire che il danni oltre alle strutture sono anche sulle coltivazioni, quindi già viviamo un momento difficile per quanto riguarda quelli che sono le remunerazioni in termini economici per i prodotti alla produzione, quindi figuriamoci adesso con queste ulteriori perdite, insomma piove sul bagnato, ahimè. Quindi adesso quello che noi abbiamo fatto è stato di certo le comunicazioni ispettorati agrari per poter fare i sopralluoghi in campo e verificare anche a loro occhi quelli che sono stati i danni arrecati da questo weekend, ma comunque so, e perché li ho già sentiti, che i sopralluoghi sono già iniziati e hanno fatto le verifiche anche loro stessi. Addirittura mi sono trovato costretto a fare una comunicazione alla prefettura di Siracusa, perché nella zona di Noto e parte di Pechino
addirittura ci sono delle abitazioni che sono rimaste senza luce. Quindi diciamo che i danni sono considerevoli, però una stima diciamo precisa non mi sentirei di parlare adesso perché è ancora troppo presto. Di certo abbiamo un danno emergente che è quello legato alle strutture e alle coltivazioni, intendo orticole soprattutto, ovviamente abbiamo avuto anche qualche pianta abbattuta, però diciamo che il maggior danno si è avuto purtroppo nel settore orticolo, come purtroppo soprattutto in questo periodo non ci voleva, e inoltre avremo anche un lucro cestante, quindi un danno che ad oggi non siamo nelle condizioni di vedere anche dai nostri occhi, però di certo si tradurrà in mancata produzione, in riduzione del prezzo di vendita e tutto ciò che comporta, come dire, il danno legato alla rimessa in moto delle aziende stesse. Insomma, la situazione è abbastanza preoccupante. Ecco, si può fare la richiesta di calamità? Cosa si può fare? Fondamentalmente noi dobbiamo fare, per quanto ci riguarda, noi diciamo alle aziende di poter recarsi presso i nostri uffici o direttamente ispettorati agrari per poter comunicare innanzitutto fra la segnalazione e i danni, poi sarà l'ispettorato agrario in accordo con la regione siciliana a poter valutare, ma immagino che lo farà, visto che l'attenzione che ha posto anche la regione siciliana su questa partita, su un'eventuale richiesta di calamità. L'onorevole Campo, insieme ad altri del Movimento 5 Stelle, ha fatto un comunicato in cui si dice: guardare le serre totalmente distrutte dal vento è un pugno allo stomaco. Insieme ad altri colleghi abbiamo già presentato l'ennesima mozione, peccato però che la lentezza dell'ARS e del governo regionale sia un ostacolo per la Sicilia. Cosa dice l'onorevole Campo? Ci siamo trovati in queste zone per una serie di incontri e abbiamo, diciamo, visto quello che è accaduto. Sono volati tutto quello che abbiamo visto il vento abbattere serre e capannoni dei nostri agricoltori. Però dice l'Assemblea regionale dorme. A proposito di questo, anche l'onorevole Di Pasquale ha mandato un comunicato che nel quale bacchetta il presidente Musumeci. Praticamente Di Pasquale dice: mentre la Sicilia è sotto attacco, perché questo tempo così brutto è come un attacco, diciamo, militare, con situazioni difficilissime come se fossero bombardamenti, il presidente della regione Musumeci era tranquillamente allo Sheraton a fare il suo congresso per quanto riguarda il movimento Diventerà Bellissima. Ora è chiaro, è difficile andare a fare una polemica e dire: ma tu fai incontri politici mentre la Sicilia è in grande difficoltà. È chiaro che non deve essere il presidente a muoversi personalmente e andare in giro, però è anche vero che forse una maggiore partecipazione, un segnale più diretto da parte del Presidente della Regione nei confronti di questi territori non sarebbe stato male, perché abbiamo visto che i deputati, i sindaci sono mossi tutti quanti, però per dire la verità non abbiamo avuto nessun, ma neanche qua nei comunicati stampa, nessun segnale di solidarietà, di partecipazione, nulla. Quindi che vuol dire? Vuol dire che, dice l'onorevole Di Pasquale, che Musumeci pensa più alla situazione politica, a sistemare qualcuno per le elezioni europee, piuttosto che pensare alla Sicilia. Questo è un discorso molto crudo, però io devo dire che, se dobbiamo essere onesti, il comportamento del presidente Musumeci è un po' da criticare, ed è da criticare su moltissime cose. Prima di tutto, ecco, questo raccordo che Di Pasquale ha voluto fare, questo rimbrotto nei confronti di Musumeci, è abbastanza pertinente, perché il presidente avrebbe potuto dire: io sono al convegno, però ho una task force, una squadra fatta dall'assessore,
da quattro tecnici che mi riferiranno ogni minuto di quello che succede. Non è accaduto. Quindi queste cose. E su tante altre cose. Per esempio la storia dell'autonomia, no? La storia delle province. Ora vi faccio un esempio, poi sentiremo anche i casi di Ragusa, come sono andate le cose a Ragusa. Vi faccio un esempio. Il sindaco di un paese, non so quale sia, della nostra Sicilia, non mi ricordo qual è, a un certo punto ha fatto una illegalità. Che però io credo che un sindaco del genere deve essere premiato, gli dobbiamo dare una medaglia. Questo sindaco ha preso i soldi che avrebbe dovuto dare alla provincia, che scaturivano da non so quale tassa, per andare a sistemare una strada dove da 5 mesi c'era una frana e non si poteva passare, con difficoltà enormi per la salute, le autoambulanze, i traffici, il commercio. Porca miseria, allora cosa ha fatto questo sindaco? Non ha consegnato i soldi che dovevano andare alla provincia. Dice, ma come alla provincia? No, perché quei soldi della provincia andavano per l'esproprio forzato che lo Stato sta facendo nei conti delle province, sarebbero andati allo Stato. Allora ha fatto bene il sindaco a dire l'interesse dei cittadini è più forte. Allora io dico, dov'è il presidente Musumeci su questa storia delle province, dell'autonomia? Perché l'autonomia noi non l'abbiamo saputa usare per 60 anni, quasi 70 anni, ma vi rendete conto che se passa tutta questa idea dell'autonomia della Lombardia, del Veneto e compagnia bella, per noi, ora non è che vogliamo fare la lotta dei poveri, ma per noi siciliani che per 70 anni non l'abbiamo saputo utilizzare questa autonomia, gliela diamo a loro, loro in 7 giorni sconvolgono tutto. Allora lì il presidente Musumeci deve stare attento. A me sembra che Musumeci, io l'ho votato, lo dico, però mi ha deluso fortemente, mi dispiace tantissimo, ma è proprio così. Proprio sugli interessi dei cittadini bisognerebbe essere più attenti, più capire le cose che stanno accadendo. Detto questo, torniamo a quello che è accaduto a Ragusa, fermo restando che sia il 5 Stelle che l'opposizione fatta da Di Pasquale e soci lamentano un disinteresse da parte della Regione. Siamo andati a chiedere all'architetto Di Martino a farci spiegare qual è la situazione nel nostro territorio, Comune di Ragusa, lui è responsabile della protezione civile. Vediamo. Responsabile della protezione civile comunale, l'architetto Marcello Di Martino. Allora, vogliamo fare il punto della situazione su come ha lavorato insieme alle altre forze dell'ordine, insomma, queste due nottate di vento incredibile e anche di neve nelle prime ore della giornata di sabato, la protezione civile comunale. Sì, in realtà abbiamo avuto due tipologie di rischio, iniziata con sabato con rischio neve e ghiaccio e quindi già lì si è iniziato a fare azioni di prevenzione con gli spargisale. E già sapevamo dalle condizioni, dalle previsioni, delle condizioni meteo che poi durante la serata ci sarebbe stato vento forte. Per fortuna poi è piovuto, quindi per il ghiaccio non c'è stato per la neve nessun problema, ma nel momento in cui la zona è stata interessata dai venti di burrasca preannunciati che venivano dai versanti dai quadranti settentrionali, la situazione è stata abbastanza critica. Stiamo parlando di venti tra i 40 e i 70 km orari provenienti da nord, che hanno interessato soprattutto la zona del centro storico superiore, la zona che è prospiciente alla vallata San Leonardo. Naturalmente anche altri interventi sono stati fatti in altre zone della città,
Le caratteristiche degli interventi riguardavano soprattutto tettoie, tegole pericolanti, tegole cadute, parabole. Abbiamo trovato a terra anche recipienti idrici. Insomma, la situazione era abbastanza pericolosa. Per fortuna che è avvenuta di domenica e nella notte, quindi insieme ai vigili del fuoco con cui la prefettura e il dipartimento con cui siamo stati continuamente in contatto, insomma abbiamo fatto durante fino alla mattina di domenica circa 50 interventi, ma ora siamo oltre i 150 già, anche perché continuano a telefonare ancora ora. Quindi, oggi è lunedì, dopo i due giorni di maltempo, ma se volessimo fare una conta di mezzi e uomini che avete messo in atto? Sì, come protezione civile sono stati attivati anche il gruppo volontari dei Vigili del Fuoco, volontari europei dei Vigili del Fuoco, e la Guardia Costiera Ausiliaria, che ci hanno dato supporto con i loro uomini e con i loro mezzi, e che insieme al gruppo comunale vanno ringraziati, perché grazie a loro poi riusciamo a effettuare tutti questi interventi. E quindi circa 40 volontari, diciamo, nelle turnazioni. Come mezzi, nella nottata, nelle giornate tra sabato e domenica, i mezzi a disposizione della protezione civile e delle associazioni, che riguardavano, ecco, gli spargisale piuttosto che furgoncini, camioncini e altri mezzi. Invece in mattinata abbiamo interessato due ditte con le autogru, proprio per eliminare i pericoli, anche perché la chiusura delle scuole di oggi è dovuta proprio a queste situazioni di pericolo che vi sono nelle strade, soprattutto del centro cittadino, dove molti interventi a causa del vento non sono stati portati a termine, perché le autogru, purtroppo, con le raffiche di vento che c'erano che sono state fino a stanotte, non possono intervenire. Quindi stamattina siamo in contatto con Vigili del Fuoco, le due ditte che ci stanno supportando, stiamo facendo gli interventi. Questa è Tele Iblea. Buongiorno telespettatori, vi abbiamo parlato di un'insolita aria che si respira a Ragusa. La gente è emozionata, incuriosita, presa da uno strano buon umore. E come sempre, noi siamo pronti a raccogliere dal vivo le testimonianze dei nostri cittadini. Vediamo cosa ci dice la signora. Buongiorno. Sì, sono giorni che ne sento parlare, niente di preciso, ma si dice in giro che ci sia una grossa novità e sono molto molto curiosa. Grande, grande curiosità. I cittadini non riescono a contenere l'emozione. Ma di cosa si tratta? Che cosa può provocare emozioni così forti in tutta la città? Nel prossimo servizio ci sposteremo un po' dal centro, perché pare la notizia sia già arrivata molto, molto lontano. Seguiteci. Al via Donna Lucata, la sagra della seppia. Stand enogastronomici con arancini, pasta e secondi a base di seppia lungo il porticciolo. Vieni a gustare questa eccellenza del pescato locale. Allora, questa è la situazione a Ragusa, dove fortunatamente non ci sono particolari difficoltà. Anche da noi qualche problema con gli alberi qua, però in verità poi il sindaco ha disposto la chiusura delle scuole, ma anche per sicurezza, per fare i controlli, perché vedete è un po' il discorso dei sindaci che faremo poi domani. Abbiamo un ospite in studio già previsto per domani, si tratta di Claudio Conti, parleremo anche delle costruzioni nel terreno agricolo. Ma i comuni devono avere più coraggio, perché se gli danno tante cose da fare, devono avere anche più
disponibilità. Per esempio, il sindaco di Polizzi Generosa ha deciso che si incatenerà, no? Sulla strada, perché da 13 anni la strada che va da Polizzi Generosa a Piano della Battaglia è chiusa da 13 anni. Allora giustamente quelli di Piano della Battaglia, che ora hanno 2 metri di neve, dicono: ma sarebbe bello, potremmo utilizzare Piano della Battaglia turisticamente, ma non c'è la strada. Ed ecco che gli operatori del territorio dicono: scusate, come si può pensare ad avere una stazione sciistica e non avere una strada che li collega? La strada non si fa perché la regione non la fa, e quindi è chiaro che qualcuno deve pur pagare per tutto questo. Quindi lì bisognerebbe non mandare i soldi. Io non voglio istigare nessuno a fare un reato, però non c'è dubbio che non è possibile continuare così. Ecco, questo è Piano della Battaglia, però non ci può arrivare. O meglio, è così difficile arrivarci, perché se ci fosse la strada da Polizia Generale a Piano della Battaglia sarebbe molto meglio. Sono 13 anni che la strada è chiusa. Vabbè. Parliamo brevemente dell'aeroporto di Comiso. Allora, fermo restando, non abbiamo notizie di interventi, di amministratori unici, di soldi, di vendita di quote e di nient'altro. Sappiamo solo che il Comune 3 giorni fa aveva ha fatto un incontro per trovare una società consortile che possa un domani affrontare il discorso delle quote, qualora il Comune ne avesse bisogno, e che la SOACO, cioè non so per quale motivo, potrebbe esserci un distacco. E quindi, ma la notizia è che invece l'Alitalia avrebbe, ma pare una cosa abbastanza certa, avrebbe deciso di volare da Comiso per Roma. Cioè, questa è una novità, è positiva. Comiso, Roma, Fiumicino. E questo è un fatto positivo. Anche la Ryanair sposta i voli da Ciampino a Fiumicino, lo fa un giorno sì e un giorno no, ma ci leva la domenica. L'Alitalia rimetterà in estate anche i voli per Milano. Allora io dico: ma come è possibile avere a che fare con questa gente? Allora, i voli per Milano d'estate li mettono, ma perché non fate una prova anche fare il Linate Comiso anche d'inverno? Perché è probabile che funzioni lo stesso. E allora tutto il bordello, scusate, che abbiamo fatto noi per i voli qua, se ci fossero i voli per Roma e per Milano, allora la continuità territoriale, tutte queste cose qui, non lo so. E anche lì ecco che mi delude l'intera regione, il presidente Musumeci, che si è preso il più grande genio che abbiamo nel mondo per quanto riguarda gli aeroporti, e su questa vicenda non ci ha informato. Perché ora l'Alitalia vuole fare i voli da Milano, Malpensa e Linate, perché ora Linate chiude, e venire qua? Perché? E perché non l'abbiamo fatto prima? Che cos'è cambiato da un anno fa a oggi? Cos'è cambiato? Qualcosa non funziona. A proposito di novità, no, questa è una bella novità, e ne abbiamo già parlato, però oggi il sindaco di Ragusa ha deciso di scendere in campo sulla questione dello scalo merci. Lo scalo merci è quell'enorme spazio che in via Carducci, prima di arrivare al ponte della ferrovia e girare in via del Fante, si gira a destra e c'è questo enorme spazio che ora vedete, che da tempo il sindaco Cassì dice di voler acquisire. Ora ormai la cosa è fatta, oggi c'è stato un sopralluogo insieme ai giornalisti per capire di che cosa si tratta. E vi devo dire che è uno spazio molto grande, ampio, che potrebbe servire per tante cose. Allora intanto sentiamo Peppe Cassì cosa ci dice sull'argomento.
Allora, questa è un'area all'interno della città, nel pieno centro della città, che tutti conosciamo ma che nessuno ha mai visitato, dove non si può entrare perché fino adesso è stata un'area privata, tra l'altro un'area non utilizzata da parecchio tempo, quindi ci è sembrato logico andare avanti e concludere, diciamo, questa trattativa con le Ferrovie dello Stato, quindi con l'azienda che gestisce il sito, perché riteniamo che l'acquisizione di questa area messo in collegamento con altre opere che abbiamo immaginato per la nostra città possa veramente fornire una visione diversa di Ragusa, un modo di vivere la città completamente diverso rispetto al passato, un modo sicuramente per riqualificare un'area, una zona centrale della città nella maniera ottimale. Immaginiamo noi questi 14-15 mila metri quadri in pieno centro cittadino, a due passi dal Viale del Fante, dalla Piazza Libertà, dalla Via Archimede, dall'altra parte, dal Viale Tenentenena. Immaginiamo quello che può significare rendere questo un luogo dove la gente può venire magari a comprare se si realizza qui un'attività commerciale, può venire per varie forme di aggregazione, perché qui ci sarà molto verde, ci saranno spazi, ci sarà la possibilità per i nostri ragazzi di passare le giornate, di riunirsi. Immaginiamo quanto possa essere importante questa zona geografica, tenuto conto che a pochi metri c'è anche la stazione centrale di Ragusa. E immaginiamo che a breve, quando speriamo a breve ci sarà la stazione centrale, sarà la stazione principale, diciamo, della metropolitana di superficie, quanto questa acquisizione potrà essere importante anche in un contesto che riguarda la mobilità cittadina, quanto può essere importante per i nostri turisti, ma che magari potranno arrivare qui direttamente attraverso magari autobus per i quali possiamo immaginare, attenzione è solo un'ipotesi, ma un'ipotesi che a me sembra molto concreta e suggestiva, cioè portare qui la stazione degli autobus significherebbe dare la possibilità anche a chi viene da fuori, ai turisti, di venire qui, posteggiare, andare, prendere il trenino lì di fronte, magari ristorarsi in quest'area se ci saranno dei luoghi di ristoro, prendere il treno e fare il giro turistico della città. Ecco, quindi sono degli scenari veramente rivoluzionari per Ragusa. Mi viene da guardare, visto che ce l'abbiamo qui di fronte, questa immensa struttura mai aperta al pubblico, che è Palazzo Tumino. Noi abbiamo, come è noto, in corso una trattativa con la proprietà, una trattativa complessa, perché è un immobile così grande, così impegnativo, per cui non si può immaginare che non fosse complessa. Però speriamo, chissà, magari poter acquisire anche quest'area, trasportarvi e trasferirvi, come è una cosa di cui già ho parlato più volte, il nostro tribunale per esempio, e quindi veramente quest'area potrà nuovamente pullulare di gente, che è il nostro obiettivo, cioè divento la zona cruciale strategica di Ragusa. Viale Tenente Elena, Viale del Fante, Via Archimede, Piazza del Popolo, ecco, noi abbiamo anche un progetto che vorremmo realizzare già nel 2019, cioè di completamento dei lavori di ristrutturazione di Piazza del Popolo, che è proprio anche qui a ridosso, sono dei lavori che sono stati troppo tempo nel cassetto e non va bene, insomma è anche questo un intervento importantissimo. Concludo. Immaginiamo che tutti questi palazzi che si vedono, che sono dalla parte di via Vico Cairoli, via Fratelli Bandiera, via Archimede, quindi chi vive in questa parte della città potrà veramente, facendo pochi metri, scavalcando magari con una cavalcaferrovia pedonale, entrare direttamente in Piazza del Popolo e andare nella viale Tenente Elena. Cioè è veramente uno scenario veramente molto molto intrigante, io lo definirei così. Si tratta di un progetto grosso. Allora, io direi che questa è davvero la Ragusa del futuro. Ed è un passo molto particolare che sta facendo il sindaco Cassì. Da questo punto di vista io lo apprezzo, perché come disse una volta uno, no? Per fare il sindaco ci vogliono le orecchie. Bello, un paio. Non posso dire le orecchie grosse, perché le scelte sono
basilari, e uno fa una scelta che naturalmente non si chiude lì, non è un passo garrabile, no, è una scelta che impegna l'amministrazione per anni e che fa il cambio della città. Come è stata la Via Roma, quando si è deciso di chiudere la Via Roma, così quando si decide di intervenire, come dice il sindaco, con lo scalo merci, che dovrebbe essere un posto di aggregazione dove possono andare le persone, con Palazzo Tumino, perché nell'intervista il sindaco parla anche, lo vedete qua sotto, questo qui, qua dietro, questo è tutto, sembra, guardate, io lo chiamerei il transatlantico, no? Perché sembra, guarda se non sembra un transatlantico, una nave da crociera, di quelle belle di ora con tutte le finestre, quindi proprio lo potremmo chiamare così, il transatlantico, che certo, fermo lì da 15 anni, quanto sono, non serve a niente. E poi voi sapete che questi immobili vanno sempre di più in degrado se nessuno li usa, se nessuno fa un minimo di manutenzione. Dobbiamo dire che la manutenzione è stata fatta, questo sì, perché passandoci vicino non c'è un vetro rotto, vuol dire che è qualcosa che si fa. Allora, questa è una scelta che io condivido. Poi bisogna vedere quanti investimenti, bisogna vedere se siamo in grado di fare questi investimenti in tempi giusti, senza perdere anni e anni e anni, e poi bisogna vedere questa storia del transatlantico, come deve essere portata avanti. Non c'è dubbio che la stazione dovrebbe essere riproposta, cioè nel senso che i collegamenti ferroviari su Palermo sarebbero sempre più auspicabili, sarebbe addirittura auspicabile una nuova ferrovia che vada a Comiso, all'aeroporto, se è vero che un giorno si farà la continuità territoriale, e che vada poi verso Catania. Se tutto questo si facesse, io dico che una piccola, diciamo, una spintarella gliela diamo all'economia di questo territorio, perché poi, guardate, a dire la verità, noi che eravamo il territorio ci siamo persi, perché tutto intorno è quello che è, però anche noi siamo stati disattenti sulle cose che sono accadute, nessuno è intervenuto, nessuno ha alzato la voce, hanno chiuso le province, hanno chiuso tutto. Noi non siamo stati attenti, quindi le nostre colpe ce le dobbiamo prendere. Per quanto riguarda questa cosa, no, vabbè, io sono favorevole, accetto, mi piace, spero però che i progetti siano giusti. Tra l'altro dobbiamo dire che il sindaco è uno che ascolta, lo ha detto lui, ma è anche vero che su queste cose sì, ci vogliono i tecnici, ma bisogna anche avere il ricordo della città. Cioè, il ricordo della città, che cos'è la città, cos'era, queste cose qualcuno lo deve ricordare. Io ho una certa età, ci sono quelli che ne hanno più di me, che ricordano meglio, però è essenziale che sia un progetto che si integra perfettamente con la città. Va bene, gli facciamo gli auguri, speriamo che tutto vada bene, e noi chiudiamo il nostro telegiornale, lo chiudiamo con due interventi. Intanto, ecco, parlando di ricordi, sentirete cosa dice il sindaco di Chiara Montegolfi, perché oggi c'è stata la presentazione del carnevale di Chiara Montegolfi, e quindi siamo stati alla conferenza stampa e abbiamo sentito cosa dicono quelli che si occupano di questo interessante carnevale. Vediamo. Allora, signor sindaco, ma il carnevale a Chiaramonte è davvero una tradizione che parla della cittadina. Non vi è dubbio, però quello che è difficile è organizzare momenti di riflessione con i giovani, perché i giovani magari non si ricordano 20 anni fa, 30 anni fa come veniva organizzato il carnevale. Allora lo sforzo che abbiamo fatto quest'anno è quello di
come dire, portare una novità, cioè quello di istituzionalizzare il rapporto con la scuola, quindi con l'Istituto Serafina Mabile Guastella, e coinvolgere questi ragazzi, perché integrare i gruppi come quantità è fondamentale. Addirittura c'è un carro che hanno 160 ragazzi, quindi voglio dire, significa coinvolta tutta la città, e a sua volta ci saranno tante persone, artigiani, le sarte, che hanno fatto un lavoro straordinario. Quindi la città, come ha detto anche un organo di stampa importante l'altro ieri, è veramente tutta la città coinvolta, e la provincia di Ragusa avrà l'opportunità di fregiarsi di avere in provincia di Ragusa un carnevale di altissimo livello. Ma non si paga, naturalmente. No. Si paga per mangiare, ma non per entrare. No, questo no, non si paga, anche perché Chiaramonte... Insomma, è una scelta che avranno fatto in altri posti, motivata. Ma da rispettarla la scelta che hanno fatto in altri posti. Noi stiamo tentando l'aspetto culturale nel paese. 2 mesi fa abbiamo inaugurato un teatro, abbiamo 10 musei, ed è chiaro che il carnevale è la cornice al quadro. Insomma, rientra anche in una opportunità di fare conoscere a quanto più persone possibile il fatto che un chiaramontano si è inventato l'antico carnevale della Contea di Modica, che Leonardo Sciascia, quando l'abbiamo invitato a venire a presiedere il convegno su Guastella, l'ha definito un personaggio di livello europeo. Quindi noi abbiamo bisogno di rinsaldare le radici di questo paese, e lo vogliamo trasmettere ai giovani, che è la cosa più importante. L'ultima domanda, ma solo per ricordare, lei dove, fino a quando può tornare indietro per ricordare personalmente un carnevale? Ma io devo essere, attenzione, sindaco, devo essere corretto e onesto. Hanno lavorato tutti, dal dottore Paradiso a salire, quindi stiamo parlando di 30 anni fa. Quindi noi possiamo solo, come dire, perfezionare meglio alcune questioni inerenti all'organizzazione, ma ripeto, è stata una cultura che ci hanno trasmesso gli altri. Io sono stato sindaco 9 anni, negli anni 94-2001, e quindi in tutto quel periodo io ho coinvolto la scuola con sempre con la problematica di Serafina Mabile Guastella, ma devo dire che anche gli altri amministratori non hanno fatto disperdere nemmeno un anno questa tradizione. Questa è Teleiblea. A Chiaramonte noi quest'anno prevediamo veramente che ci sia il boom di presenze, come tale ci stiamo organizzando con le forze dell'ordine, ci saranno dei parcheggi all'ingresso di Chiaramonte nella parte bassa e all'ingresso di Chiaramonte nella parte alta. Perché non si può arrivare naturalmente in piazza con la macchina. Non si può arrivare in piazza. Dopodiché ci saranno dei bus in navetta che accompagneranno tutte le persone che parcheggeranno lì, e ci saranno dei custodi nel parcheggio, quindi le macchine non verranno lasciate incustodite e verranno accompagnate con i bus in navetta fino in piazza, comunque dove c'è la manifestazione. Per quanto riguarda invece il discorso di coloro che verranno con le agenzie, con i pullman, ecco, spieghiamo questa cosa. Diciamo che il clou è la sagra della salsiccia, oltre alle sfilate. Quando si svolge la sagra? La sagra si svolgerà il lunedì, quindi, come abbiamo già detto prima, in precedenza abbiamo fatto una convenzione con l'agenzia La Terra di Ragusa, che farà partenza da Ragusa e da Modica, e con l'agenzia Denaro, che farà partenza da Scicle, Vittoria, Comiso e Scoglitti. Qui le persone che vogliono partecipare e venire hanno la possibilità di fare il ticket all'agenzia direttamente, anche online, perché sono organizzate con il pagamento con carta di credito oppure con bancomat, le normali procedure che ci sono telematiche, e quindi eviteranno pure di fare la fila qui alla cassa, perché ci saranno... Si potrà comprare il ticket per il panino direttamente prima, e quindi non sta qua a fare la fila. Non sta qua a fare la fila. Ci saranno 2 file per chi ha il biglietto. E quindi dicevo che queste persone che verranno con gli autobus, noi stiamo studiando un percorso alternativo che li porta proprio al centro del paese, e quindi non c'è bisogno di prendere nemmeno bus e navetta. I bus che arriveranno dalle agenzie arriveranno a poche centinaia di metri dalla piazza. Dalla piazza scenderanno, gli autobus andranno via e verranno a riprenderli poi nell'ora quindi della... Lunedì la sagra, il ballo martedì.
No, il ballo c'è anche lunedì. Ogni sera c'è il ballo. Il ballo c'è ogni sera. Noi il lunedì sera abbiamo RTL, quindi la discoteca nazionale. Le sfilate? Le sfilate saranno la domenica e il martedì. La domenica c'è la sfilata, la prima giornata della sfilata, poi ci saranno le esibizioni in piazza e dopodiché i carri andranno via per dare spazio al ballo in mare. Al puro divertimento. Al puro divertimento. Martedì ci sarà di nuovo la sfilata, l'entrata in piazza, la premiazione e dopodiché si continuerà con il ballo. Questa è Tele Iblea. L'aereo costa troppo? Cancellati i voli per Roma? Raggiungi la capitale partendo direttamente da Ragusa con Big Bus, a prezzo fisso ed il bagaglio è gratis. Vai all'Area Tours, prenota il tuo comodo viaggio per Roma con Big Bus, a soli 44 euro, con posto assegnato e bagaglio gratis. Chiedi informazioni allo 0932 65 34 80. Area Tours, Ragusa. Perfetto, a noi diciamo che il carnevale di Chiaramonte è certamente il più conosciuto nel nostro territorio, quindi ci fa piacere spingerlo, appoggiarlo, anche perché ha tutte le caratteristiche, perché c'è la saga della salsiccia, ci sono i musei da visitare, come ha detto il sindaco è una città che ha si è impegnata molto e il carnevale è un'occasione, ce ne sono tanti dalle nostre parti, c'è in Sicilia, Sciacca, Acireale, Chiaramonte cresce perché quando vedete 400-500 ragazzi che partecipano, in pratica ci mettono loro proprio i soldi, escluso il fatto che il comune pagherà diciamo la rifinitura, la manufattura, quindi una parte certamente ce la mette il comune, però quando vedete tutta questa gente, le scuole di danza, i carri, quella, un'intera città che si mobilita, è una bella cosa, dai, questa è una cosa bella, anche perché siamo in un paese un po' particolare. Allora chiudiamo in un paese il territorio, vi dico perché, grazie regia, domani parleremo ancora di questo carnevale. Ci vogliate pensare che qualcuno può rubare un trasformatore di un semaforo? Il semaforo che è sulla strada Vittoria Santa Croce, sul ponte per regolare il traffico, pensate, hanno rubato il trasformatore del semaforo, ma proprio siamo arrivati al massimo. Più di questo cosa possiamo fare? Vabbè. Detto questo lo segnala la provincia, dice un segnale preoccupante perché chi ha commesso il furto non ha la consapevolezza del danno che ha causato alla collettività. Pensate cosa poteva accadere. Chiudiamo con un servizio di Teresa Guarnuccio su una attività dell'Artai, un libro. L'Artai è un'organizzazione che fa diciamo assistenza, che fa volontariato e quindi noi abbiamo sempre il piacere di segnalare le loro attività. Con questo chiudiamo il nostro telegiornale, grazie amici, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Ci troviamo all'Artai e andiamo ad incontrare un'autrice. C'è stato un momento magico, di grande emozione e siamo infatti insieme a Lila Madrigali, che è l'autrice di questo libro che ha un titolo 7D, quindi 7 giorni, lettere infrasettimanali ad uno psicoanalista. Allora dobbiamo anche dire che il suo psicoanalista è il dottor Carmelo Occhipinti e lei fa un viaggio attraverso la sua psiche, attraverso diciamo tutte le emozioni, le paure, le sensazioni, le angosce che un po' tutti proviamo. Quindi diciamo che leggere questo libro è quasi un'ancora di salvezza un po' per tutti. Allora, che domande le hanno fatto gli astanti, gli ospiti?
Mi sono fondamentalmente state chieste cose del tipo come sei arrivata all'idea di metterti a nudo, all'idea di pubblicare un diario. È nato sotto forma di blog, all'inizio non era neanche pubblico, era semplicemente un modo per buttare tra un'analisi all'altra, infatti 7D che erano i giorni che correvano tra un momento in cui ci incontravamo e quello successivo, buttavo e concentravo su questo blog tutti i pensieri per cercare di seguirne la coda, cercare di riacchiapparli in qualche modo e metterli sotto forma concreta. Ho trovato effettivamente delle soluzioni che per me hanno funzionato e secondo il dottor Occhipinti potrebbero essere un modo anche per dare speranza a chi è ancora nel cammino, chi è ancora in mezzo all'oceano, e visto che sono sulla riva posso mandare un segnale dicendo c'è speranza.